Sembrerebbero dei normali casotti di campagna, i ciabotti in piemontese, invece questi sono i balmetti, che sono la particolarità di Borgo Franco di Ivrea. Sono delle cantine con delle correnti d'aria naturali, dove il vino, ma anche i formaggi, i salumi si conservano perfettamente e sono la vera curiosità che non bisogna mancare se si viene a visitare Borgo Franco di Ivrea. Ce la racconta questo paese il suo sindaco. Borgo Franco è un paese che è il più popolato tra Ivrea e Ponza Martin, è un paese sull'asse della Dora, quindi un paese di passaggio di autostrade, di tutti i servizi, treno, e oleodotti, gasdotti. La cosa più importante è che noi siamo un paese di 3.600 abitanti, è un paese che ha la storia che parte dal 1271. C'era un borgo fortificato per la chiusura della valle. Palazzo Marini sicuramente è il palazzo che nobilita il borgo antico, il Ricetto. Palazzo Marini è stato costruito da un marchese delegato da Savoia a intrattenere rapporti con la Francia. Ha vissuto il massimo splendore fino al 1600-1700. Dopodiché noi abbiamo recuperato questo palazzo con un progetto europeo nel 2002-2003 e da allora l'abbiamo trasformato in un centro adatto ad ospitare congressi e attività culturali, socioculturali. È estremamente interessante per gli affreschi che sono di ampio valore storico, artistico e culturale. La data fondamentale è stata quella dell'arrivo del treno, che praticamente ha mutato completamente da paese agricolo a paese industriale o semi-industriale. Da allora sono nati praticamente delle nuove aziende, una di queste era l'acqua minerale, l'azienda della birreria, in più sono nate un'azienda militare che di produzione di esplosivi. I balmetti sono una espressione tipica del nostro territorio, praticamente essendo una piana alluvionale dove è nato il centro storico, non potendo fare le cantine, gli operosi agricoltori di Borgo Franco hanno notato che ai piedi di una montagna, verso proprio nella Regione Quinto, la neve non attecchiva ed usciva d'estate in aria fresca. Hanno tamponato questi anfratti nati da una frana storica, no? E praticamente da allora godono di avere un frigorifero gratis naturale, in modo tale che possono conservare sia i vini, sia i formaggi che le verdure. È una zona che è sorta per una lunghezza di circa 2 km a nord e a sud del Rio San Germano. Borgo Franco non è solo Borgo Franco, ma c'è anche Baio d'Ora. Anche Baio d'Ora è un importante centro che è stato aggregato a Borgo Franco nel 28 e soprattutto è importante perché anche lì ci sono i balmetti, c'è poi un fenomeno stranissimo che è il Rio Rosso. Rio Rosso che nasce dalle gallerie di Traverselle di Brosso e di Lessolo e quindi pigmenta l'acqua e allora la gente già nel 1700 utilizzava questi pigmenti per pitturare le facciate delle chiese barocche del territorio.